persona con cui collaboriamo ormai da 4 anni circa, ed è stata una collaborazione proficua perché ha portato sempre di più a una apertura delle coscienze, a una lettura, a una capacità di lettura degli eventi, credo, in modo logico se non altro, poi ognuno dà la sua interpretazione, eccetera. Di lui riconosciamo sicuramente onestà intellettuale e correttezza e coerenza nel portare avanti le sue cose. Quindi lo lascio a voi, al vostro sentire e poi eventualmente alle vostre domande. Naturalmente sto parlando di Paolo Franceschetti. Allora, mi sentite? Così? Ok. Buongiorno a tutti. La sala è piena, oggi è domenica e c'è pure l'ora legale, quindi abbiamo dormito tutti un'ora di meno, però questa cosa effettivamente è quasi commovente, insomma. Sarà sicuramente un convegno fantastico, cioè se anche non ci fossi stato io sarei venuto lo stesso per vedere i relatori che ci sono dopo, quindi io personalmente non vedo l'ora di sentire tutti quelli che stanno dopo di me e spero che per voi sia la stessa cosa. Allora io parlerò, cominciamo questo convegno su chi ci nasconde la verità e perché. Partiamo dalla lontana, da una delle cose di cui mi occupo, che è alcuni delitti. Parleremo, come dice il titolo, di delitti italiani e esteri. Perché delitti italiani e esteri? Perché vedremo come in Italia si commettono dei delitti da parte di persone delle istituzioni, persone in colletti bianchi, persone cosiddette importanti, e vengono poi attribuite le responsabilità a dei poveri sfigati, sempre dei Micheli Misseri, dei Olindo Romano e Rosa Pazzi, cioè persone, assassini assolutamente improbabili. Non ci sono mai, guarda un po', la cronaca non si occupa mai di assassini che siano militari, che siano carabinieri, che siano architetti, che siano ingegneri, che siano commercialisti, avvocati, magistrati. No, gli assassini sono sempre ragazzotti, spesso minorenni, drogati, spazzini, ma massimo casalinghe, quando proprio siamo al vertice della piramide sociale degli assassini. E non c'è mai appunto uno di questi personaggi ritenuti responsabile, un politico, pensiamo un po', nessun politico ammazza mai nessuno. E quando uno mette le mani su questi fatti, dice ma che schifo in Italia come stanno le cose, però vorrei consolare quelli che fanno questo ragionamento dicendo all'estero è uguale, negli Stati Uniti succedono le stesse cose, anzi negli Stati Uniti le fanno ancora peggio. Perché l'italiano culturalmente è anche dipinto, no? Con l'immaginario collettivo, un po' più sveglio. L'americano è un po' più tottolone, si beve un po' tutto. Obama pensa che sia la salvezza, lo sanno così tanto, non è che capiscono che è stato messo su dagli stessi che hanno messo sui precedenti, perché le lobby sono le stesse, quindi non ci arrivano fino a quel punto. Gli italiani invece un po' sì. Però ce le fanno pure un po' meglio le cose, ce le infiocchettano leggermente meglio, non tanto. Quindi parliamo di due casi che hanno sconvolto il mondo, non l'Italia, il mondo per la crudeltà di questi delitti, e vediamo un po' come ci hanno presentato i media questa realtà e poi vediamo invece che cosa c'è dietro veramente. Allora, il primo delitto di cui parlo è italiano, i delitti delle bestie di Satana, se ne sono occupati in tutto il mondo però perché? Perché i delitti delle bestie di Satana, insieme all'altro caso che poi vi dico, che è il caso Manson in America, è praticamente uno dei due casi di satanismo al mondo in cui è stata condannata una setta satanica per una serie di omicidi. Non è mai capitato che nel mondo, appunto, una setta sia stata condannata per degli omicidi, tra virgolette, rituali. Allora, che cosa succede? Riassumo brevemente, nel 98, nel gennaio del 98 scompaiono due ragazzi, Chiara Marino e Fabio Tollis, per un po' di anni non se ne sa più nulla. A gennaio poi del 2004, Andrea Volpe, un drogato, disoccupato, disadattato,
ubriaco, ubriaco fradicio, in una notte, il 24 gennaio del 2004, spara alla sua ex fidanzata Mariangela Pezzotta e la uccide. Spara per caso, in realtà. Talmente spara per caso che era completamente impazzito, che spara anche alla fidanzata attuale che stava in quel momento in casa, non la prende per un caso, e poi in pochi giorni, diciamo, vengono scoperti questi delitti. Andrea Volpi viene arrestato e confessa cosa? Di aver fatto parte di una setta satanica che comprendeva vari nomi, che sono tuttora in carcere: Nicola Sapone, Paolo Leoni, Eros Monterosso, Marco Zappollo, Elisabetta Ballarin, tutti personaggi, Massimiliano Magni, tutti personaggi che sono stati arrestati per essere parte di questa setta satanica. Perché vengono arrestati? Perché appunto Andrea Volpi confessa. Poi confessa anche un altro di questi ragazzi, Mario Maccione, all'epoca dei delitti minorenne. Quindi abbiamo una setta satanica che ha imperversato nel Varesotto, facendo scomparire Chiara Marino, Fabio Tollis, e avendo ammazzato altre 22 persone, questo si dice, che l'hanno fatta franca per anni, e alla fine si scopre chi erano i colpevoli, chi erano una banda di drogati, disoccupati e disadattati, di cui alcuni minorenni, ripeto. Quindi abbiamo dei minorenni che riescono a commettere 22 omicidi e a farla sempre franca, in barba alla polizia, e a non lasciare nessuna traccia, pensate. Questi ammazzavano, massacravano queste persone, poi tornavano a casa dalle famiglie che non si accorgevano di niente. Questa è la storia che ha raccontato Andrea Volpi, questa è la storia a cui hanno creduto gli inquirenti, che non sarebbero mai arrivati ai colpevoli senza queste confessioni. Talmente, queste confessioni sono talmente bislacche, talmente confusionarie, addirittura Andrea Volpi arriva a confessare dei delitti per cui il pubblico ministero dice: ma questa è palesemente falsa questa confessione, per una serie di motivi. Ad esempio, nel caso dell'omicidio Grasta, Andrea Volpi sbaglia, l'omicidio Grasta avviene una data precisa, lui l'attribuisce a Nicola Sapone, peccato che Nicola Sapone per fortuna riesce a provare che quella data era a Cuba in vacanza, c'ha il biglietto aereo, c'ha tutte le ricevute dell'albergo e tutto quanto, era palesemente a Cuba e quindi a quel punto deve essere scagionato. In un altro omicidio, Andrea Volpi accusa sempre Nicola Sapone insieme a Paolo Leoni, e a un certo punto talmente palese la falsità che è costretto ad ammetterlo, dice: sì, è vero, effettivamente vi ho attribuito un delitto falso, me lo sono inventato perché mi sentivo in colpa nei confronti della vittima. Questa è la spiegazione. Nonostante questo, lui viene ritenuto credibile sulla base delle sue accuse, insieme a quelle di Mario Maccione e di Pietro Guerrieri, che non sono per niente concordanti, sono versioni tutte diverse, strappate, sconclusionate, comunque vengono arrestati tutti i componenti della presunta setta. O peraltro questa setta continua a uccidere, perché negli anni abbiamo avuto tutta una serie di altre morti. Questi ragazzi stanno in galera, ma continuano a morire le persone e continuano ad attribuirle alle bestie di Satana. Qualche tempo fa, qualche anno fa, io ho fatto una cosa che normalmente non si fa. Gli avvocati non la fanno, perché siamo abituati che abbiamo una classe forense che è quello che è, adesso non posso dire cos'è perché poi già ci sono diverse querele, ho beccato alcune qualche giorno fa, ma me ne trovo altre. Cosa succede? Quando l'avvocato di una persona condannata per omicidio o accusata di omicidio è convinto dell'innocenza del suo assistito, cosa dovrebbe fare secondo voi a fronte di una famiglia e di una madre e di un padre che lo considerano il tuo assistito l'assassino e cercano la verità e piangono disperati per la perdita del loro figlio? Cosa fareste voi? Io penso la cosa più logica: telefonate, gli dite: signora o signore, io sono convinto dell'innocenza del mio assistito, ne vogliamo parlare? Vogliamo cercare insieme la verità? Se lei continua a essere convinto che il mio assistito sia colpevole, va bene, rispetterò la sua decisione perché le è morto un figlio e io non posso farle la guerra a lei se ha questa decisione ha torto o ha ragione. Però collaboriamo finché io sono convinto dell'innocenza loro e finché lei non ha la certezza dell'identità dell'assassino, cerchiamolo insieme. La maggior parte mi risponde no. No, perché sono sicuro del fatto che gli assassini siano i suoi assistiti. Dico: scusi, ma cosa gli dà la sicurezza? Dico ad alcuni, tutti hanno fatto lo stesso discorso, l'hanno detto i giornali. Questa è la risposta sintetizzata. Una sola
Flaviana Cassetta, la moglie di Doriano, la mamma di Doriano Molla, mi dice: va bene avvocato, c'ha ragione, mi sono convinta che almeno vale la pena cercare, cerchiamo insieme. E infatti prima dell'appuntamento la trovano in piccana. Poi c'era un'altra persona che negli ultimi tempi si stava convincendo che la versione ufficiale non era proprio quella giusta, la mamma di Elisabetta Ballarin. Elisabetta Ballarin, una delle persone coinvolte in questa storia, la madre, mi dicono, si stava convincendo che effettivamente c'era qualcosa da approfondire nella vicenda delle bestie di Satana che andava oltre. Peraltro, lasciamo perdere una serie di particolari che allungherebbero troppo la cosa, insomma, nel momento in cui si comincia a convincere che forse c'è qualcosa da rivedere, muore per una emissione di ossido di carbonio in casa. E poi ci sono anche altre morti collaterali, che adesso sarebbe lungo dire, ma chi le ammazza queste persone? Se le bestie di Satana stanno in carcere, chi ha interesse a nascondere la verità su questi fatti? Perché ci sono queste morti collaterali? E questa sarebbe una domanda da farsi. Ma vediamo però, al di là di queste domande, vediamo nel proprio vivo della vicenda che cosa c'è da approfondire. Allora, anzitutto, nessun avvocato tra i difensori dei ragazzi condannati va a vedere i luoghi del delitto. Quindi abbiamo una classe forense che investiga, indaga e fa un processo penale di rilevanza mondiale seduta alla scrivania. Quindi analizzano i documenti e decidono sulla base di carte, diciamo, l'innocenza o la colpevolezza dei loro assistiti. Nessuno va a vedere il luogo del delitto. Se lo andassero a vedere, per esempio il luogo dove sono stati sepolti Chiara Marino e Fabio Dollis, scoprirebbero una cosa eccezionale. Cioè cosa? È che non può essere vera la versione dei ragazzi che hanno confessato che sono stati uccisi Chiara Marino e Fabio Dollis e buttati dentro una buca profonda quasi 2 metri, scavata in un bosco la notte di dicembre, ed era la notte di gennaio, peraltro quando pioveva. Perché? Perché non è possibile, semplicemente sono andato a fare delle prove di scavo, è impossibile scavare oltre 10 centimetri, anche con degli esperti scavatori, quindi figuriamoci se potevano farlo dei ragazzi minorenni e drogati. Ma anche ad avere degli esperti scavatori non si riesce ad andare oltre 10-15 cm di scavo. Quindi quella buca è stata scavata da una ruspa. Non solo, ma poi questi ragazzi, dopo aver ammazzato all'arma bianca questi due loro amici, li buttano nella buca, ricoprono la buca, il tutto in poche ore secondo le ricostruzioni. Quindi sporchi di sangue, di foglie, di terra, tutti bagnati fradici, salgono in macchina, vanno a casa e le famiglie non si accorgono di nulla. E domani mattina questi ragazzi si svegliano e nessuno nota nulla. I ragazzi hanno gli stessi vestiti del giorno prima, ma sono intonsi, puliti. Si svegliano, tutto è normale. I ragazzi sono, ripeto, anche minorenni. Fingono perfettamente che non è successo nulla, perché riescono, sono così bravi a fingere che nessuno nota nulla, neanche il padre di una delle vittime che il giorno dopo la scomparsa di questi ragazzi andrà a cercare questo figlio insieme a questi amici che poi sarebbero stati gli assassini, si scoprirà dopo qualche tempo, riesce a notare nulla in questi ragazzi, quindi sono così bravi a mentire che anche al padre della vittima fanno capire che non c'è nulla, né il padre appunto nota nulla. E soprattutto questi si svegliano con gli stessi abiti del giorno prima, belli puliti, tranquilli, freschi e ricostituiti. Poi cos'altro non quadra in questa storia? Non quadra il movente, manca l'arma del delitto come in tantissimi altri delitti della storia giudiziaria italiana. Soprattutto manca il movente, perché non si capirà mai perché questi ragazzi hanno ucciso i loro amici. Qualcuno dirà perché hanno fatto un rito satanico, però ci sono altre versioni, perché i vari rei confessi diranno no, qualcuno che era perché dovevano rubare i soldi a Chiara Marino, qualcun altro invece dirà che perché Chiara Marino stava per tradire e lasciare la setta. E l'ultima vittima, quella di gennaio 2004, anche quella non si sa perché dovevano compiere un rito, qualcuno dice no, perché stava per tradire la setta e la voleva lasciare, dice qualcun altro. No, perché Andrea Volpe era matto e scappa con un colpo, dice qualcun altro ancora. Non si sa più qual è il momento, non
si riesce a ricostruire. Qualcuno degli imputati riesce addirittura a dimostrare che il giorno in cui fu pianificato il delitto, questo è Paolo Leoni per esempio, era al lavoro, dimostra timbri del cartellino timbrato alla mano del posto dove lavorava che lui era al lavoro quel giorno, ma dicono vabbè non importa, ti sarai assentato un attimo, sei andato a pianificare il delitto e poi sei tornato. Dove è stato pianificato un delitto così perfetto? A Milano, alla Fiera di Senigallia, un posto dove c'è un casino della Madonna, negozi, bancarelle, gente, così questi si sono radunati in mezzo a questa Fiera di Senigallia, in mezzo a tutta la gente che passava, hanno pianificato il delitto con meticolosa precisione. Questa è la storia che ci hanno raccontato. Poi, allora, abbiamo il caso Manson in America. Il caso Manson è un altro caso che ha sconvolto il mondo, prima di tutto per l'efferatezza dei delitti, perché sono forse ancora più efferati di quelli delle bestie di Satana, e poi anche per la notorietà dei nomi coinvolti. Nel 1969 a Los Angeles vengono trovate morte 5 persone in una villa. Tra questi morti, trucidati barbaramente, c'è la moglie del regista Roman Polanski, la moglie Sharon Tate, che per giunta era incinta in quel momento, mi pare all'ottavo mese se non ricordo male, viene uccisa con il bambino nel grembo. Il giorno dopo vengono trovate morte 2 altre persone, una coppia che si chiamano Rosemary La Bianca, lei, e non ricordo il nome, con che cognome era La Bianca, lui, il padrone di una catena di supermercati. Anche qui la polizia brancola nel buio, delitto perfetto, non viene lasciata nessuna traccia, ma un bel giorno, per caso, anche qui abbiamo 2 ragazze, Susan Atkins e Linda Casabian, che confessano, stanno in galera per altri motivi e cominciano a confessare. Cosa confessano? Che hanno commesso questi delitti, ordinati questi delitti da un certo Charles Manson. Ecco che nasce quindi il caso Manson. Anche queste rei confesse, come i rei confessi italiani, sono drogate, alcolizzate, palesemente inattendibili. Una di loro addirittura dirà che come è stato ordinato il delitto da Manson, gliel'ha ordinato specificamente? No, non me l'ha ordinato, me l'ha consigliato. Me l'ha consigliato, e come? Ma in che modo? È venuto, vi ha parlato? No, me l'ha dato mentalmente il consiglio. Ma dice, scusi, come un consiglio mentale? Sì, perché lui ci parlava mentalmente e questi consigli però erano così irresistibili che non riuscivamo a dire di no, perché Charlie era amore, così risponde la rea confessa attendibilissima. Quindi questo ordine mentale dato come consiglio, questi qui partono e vanno ad ammazzare 7 persone. Non c'è una sola traccia che riconduca Manson a questi delitti, non c'è una sola traccia che riconduca i rei confessi a questi delitti, così come non ci sono tracce che riconducano, nel caso delle bestie di Satana, i ragazzi coinvolti a questi delitti. Non viene trovata una sola prova, una traccia di sangue di una delle vittime nella macchina, in casa, niente di niente. Ma sulla base delle sue dichiarazioni vengono arrestate queste persone. Charles Manson è tutt'oggi in carcere, ha oltre 80 anni, e farà un discorso al processo in cui sostanzialmente dirà: io non capisco perché mi processate, ma voi sapete perfettamente che state processando un innocente, perché sapete perfettamente che i colpevoli siete voi e avete il vostro capro espiatorio. Un capro espiatorio facile: io vivevo nel deserto, vivevo come un hippie, appunto, e quindi vi è comodo fare quello che fate. Il discorso è un po' più complesso, non ho pensato a portarlo e a leggerlo perché sarebbe veramente importante. Tu ce la fai, Stefania, a tirarmelo fuori prima di... No, eh? Sì, e lo leggiamo, che è veramente molto bello. Poi vedremo appunto il discorso finale di questo assassino, tanto toccante che tutta la giornata
giuria viene costretta a lasciare l'aula quando lui farà questa dichiarazione finale, che vale la pena appunto leggere. Ora, anche in questa vicenda manca il movente, perché non si riesce a capire perché Manson abbia ordinato questi delitti. Il procuratore dell'epoca, Vincent Bugliosi, scriverà un libro che si chiama Helter Skelter, che secondo lui questo Helter Skelter è il movente di questi omicidi. Che significa questa frase, questa parola, questa espressione? È una canzone dei Beatles. Secondo il procuratore Bugliosi, Manson manda i suoi accoliti a uccidere queste persone in città perché voleva scatenare la rivolta dei neri contro i bianchi. Si capisce? Cioè, perché io uccidendo 5 persone e scrivendo sul muro col sangue pig, porci, in tutti e due i delitti, non si capisce perché io dovrei scatenare la rivolta dei neri contro i bianchi. Vabbè. Ah, poi questa cosa è eccezionale, perché da noi dicono che gli investigatori e la polizia e i carabinieri sono incapaci, il che è vero, ma non è che in America stanno messi molto meglio. Pensate che il primo delitto, 5 persone trovano scritto, non mi ricordo se sul muro o sul frigorifero, la scritta Big. Dopo il giorno dopo ne ammazzano 2 di persone in una villa, tra l'altro nei dintorni, ritrovano scritta la stessa scritta Big, ma nessuno li collega per mesi questi delitti. No, dicono, anzi, a domanda della stampa rispondono, ma no, non c'è nessun collegamento, lo escludiamo. Ma cosa te lo fa escludere se le modalità sono uguali e c'è pure la stessa scritta? Non si sa, però lo escludiamo. Finché quindi questi non confessano, questi rei confessi, non ci abbiamo un colpevole. Poi che cosa manca nella ricostruzione di questi delitti? Manca che, diciamo, ci sono dei particolari che non sono poi troppo piccoli, per cui c'è una simbologia palese sia dietro all'omicidio Manson sia dietro agli omicidi delle bestie di Satana, una simbologia troppo pesante, troppo univoca, troppo concordante per poter essere casuale. Nessun investigatore nota che la vittima, la seconda vittima nella seconda strage, si chiama Rosemary. E guarda tu che caso, Roman Polanski che cosa stava facendo in quel momento? Era in Europa a pubblicizzare il suo ultimo film, Rosemary's Baby, film del terrore. Un film che dice, beh, ma è un film, è solo un film, è un caso. No, non è un film. Quel film ha come consulente alla regia e come anche comparsa, quindi come attore, quello che è uno degli esponenti più importanti del satanismo nel mondo, Anton LaVey, il capo della chiesa di Satana, che ha scritto il testo famosissimo, si trova in quasi tutte le librerie più fornite, tutte le librerie esoteriche e anche le librerie più fornite, la Bibbia di Satana, in cui c'è la Bibbia dei satanisti. Lui è il capo della chiesa di Satana e sta appunto come consulente in questo film. Questo è più di un film. In realtà questi film del terrore molto spesso servono ad altro, ma questo è un discorso troppo, adesso ci porterebbe troppo lontano. Ma comunque nessuno nota la coincidenza. La volta, guarda un po', si chiama come il titolo del film che Roman Polanski stava andando a pubblicizzare, ma non notano anche un'altra cosa, che Sharon Tate viene trovata morta, legata alla sedia, insieme a quello che era il suo amante, Anthony Sebring. Ora, possiamo anche credere che un gruppo di sbandati, di donne, che camminavano a piedi scalzi, senza armi, che hanno trovato poi per caso in cucina, quindi senza nessuna preparazione, come era nel loro racconto, vanno in una villa di Los Angeles e fanno questa strage. Ci potremmo anche credere se trovassimo delle prove, che comunque non ci sono. Ma certamente non ci potete poi raccontare che questi sanno in anticipo che Sharon Tate ha l'amante e li legano insieme, li uccidono e li legano insieme. Allora dovrebbe venire il sospetto che qualcosa Roman Polanski c'entra in questa storia. Vogliamo farci venire perlomeno il leggerissimo sospetto che sia il mandante? Perlomeno. Poi magari lo scagioniamo se non troviamo prove, ma intanto indaghiamolo, iscriviamolo, diremmo in
termini giudiziari italiani nel registro degli indagati, ma pensate che qualcuno l'abbia fatto? Ma no, assolutamente no, anzi, proprio nessuno ipotizza questa cosa. E quindi questo povero Manson se ne sta, che era una delle persone più pacifiche probabilmente al mondo, se ne sta dentro in galera tuttora, condannato per degli omicidi che non ha mai commesso né che avrebbe voluto mai commettere. Pensate, era pure vegetariano, perché riteneva che tutti gli esseri viventi debbano essere rispettati allo stesso modo. Quindi no, cioè questo non significa niente, perché conosco dei vegetariani che poi ammazzano la gente, ma comunque, anzi sì, ci ho anche parlato qualche tempo fa, mi ricordo, con uno dei vertici della Rosa Rossa francese, ci ho avuto un colloquio telefonico e mi ha detto che si era vegetariano e stava in meditazione in un convento buddista. Ma scusi, ma lei, ma come? Lei nella Rosa Rossa, ma è in meditazione in un convento buddista? Sì, perché secondo lui erano cose che comunque servivano per a determinati fini. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Non è detto quindi che essere vegetariano significa non essere assassini, però insomma in quel caso vi posso dire di sì. Hitler pure era vegetariano, dice il signore, infatti amava tantissimo gli animali, diceva il cane che adorava, no? Quella, che era un pastore tedesco, mi pare. Era un Doberman. Vabbè, insomma, l'hai trovata la dichiarazione? Allora, ve la leggo, me la porto. Posso staccare Fiorenzo? Posso staccare il computer? Allora, questo è il discorso che ha fatto Manson, che era una persona comunque evoluta, era una persona che leggeva, che si occupava di spiritualità, quindi comunque a suo modo colta, ma è il discorso che potrebbero fare Olindo Romano e Rosa Pazzi, è il discorso che potrebbe fare Michele Misseri se avesse un minimo di capacità di intendere e di volere, è il discorso che potrebbero fare la maggior parte di quelli accusati come assassini giustamente in processi come questo. Ricordo un altro caso che mi ha tanto colpito, ci ho fatto un articolo infatti sul blog, il caso di Damien Nichols, un ragazzo che a 18 anni viene arrestato per l'omicidio di tre bambini, anche questo considerato un omicidio satanico, e accusato anche lui da una persona che poi viene non solo dimostrato essere infermo di mente, ma era minorenne, schizofrenico, appunto comunque psichiatricamente considerato infermo, viene accusato da questa persona, tre bambini avrebbe ammazzato, gli hanno dato la condanna a morte e 2 anni fa è riuscito a essere liberato perché ha dimostrato la sua innocenza. Oggi va in giro per il mondo a parlare della sua esperienza, a raccontare quello che ha vissuto, come è sopravvissuto a 17 anni di carcere, come condannato a morte, in un libro che si intitola Il buio dentro di me. Allora, Manson fa questa dichiarazione al processo e attenzione, ripeto, quando chiede di fare questa dichiarazione per legge gliela dovevano concedere, il giudice fa uscire la giuria, non si capisce perché, e dice: ho passato la mia vita in carcere, ho sempre visto la gente del mondo libero come i buoni e la gente nelle prigioni come i cattivi, sono sempre stato in galera e sono rimasto stupido osservando il vostro mondo crescere senza riuscire a capirlo, senza capire le cose che voi fate. Ho fatto del mio meglio per tirare avanti nel vostro mondo, ho fatto tutto ciò che ho potuto per andare d'accordo con voi e non ho ordinato a nessuno di voi di fare nulla di più di quello che voleva fare. Quello che voglio è essere in pace, qualunque cosa comporti, ma questo voi non me lo permettete, perché il vostro mondo è fatto di immondizie ai lati della strada e io sono una delle vostre immondizie. Ora volete uccidermi, ma io sono già morto, lo sono stato per tutta la mia vita. Io vivo nel mio mondo e sono il re del mio mondo, anche se sono immondezzaio. Infatti viveva praticamente in un vecchio set cinematografico fatto di case abbandonate nel deserto. Anche se è un immondezzaio, anche se nel deserto o da qualunque altra parte, voi potete uccidere il corpo, ma non potete uccidere l'anima. L'anima è sempre là, all'inizio e alla fine. Non potete fermarla, è più grande di me. Nella mia mente io vivrò per sempre. E
millenariamente io ho sempre vissuto. Sono solo quello che avete costruito. Vi aspettate di spezzarmi? Impossibile, mi avete spezzato anni fa. Stavo seduto in cella quando il tipo mi apriva la porta e diceva: vuoi uscire? Io lo guardavo e dicevo: ma tu, guardia, vuoi uscire? Tu sei in prigione, tutti voi siete in prigione. La legge che è in voi è peggiore della legge che è in me. Voi avete fatto i bambini quello che sono. Questi bambini che vengono da voi con i coltelli sono i vostri bambini, glielo avete insegnato voi. Dite quanto sono cattivi e assassini i vostri bambini, ma in realtà glielo avete insegnato voi. Voi avete reso i vostri bambini quello che sono. Ai bambini voi spiegate che cosa non devono fare, nella speranza che poi escano e lo facciano, cosicché poi voi possiate giocare il vostro gioco con loro. Ai soldati insegnate ad uccidere, e loro vanno e uccidono. Poi li processate e li mettete in prigione perché hanno ucciso. Questo è verissimo, no? Apro una parentesi. Ci meravigliamo che i soldati in Afghanistan torturano i prigionieri, che li massacrano, che giocano al tiro al bersaglio. Hanno fatto vedere quelle immagini raccapriccianti di soldati che hanno i prigionieri e ci giocano col tiro al bersaglio. Ma scusate, gli insegniamo ad uccidere, insegniamo che devono andare in Afghanistan a uccidere quelle bestie di afghani e poi ci meravigliamo che li torturano. Infatti lui dice giustamente: ma che pretendete poi se questo è quello che gli insegnate e li indottrinate a fare questo? Dice: non ho niente contro nessuno di voi, non posso giudicare nessuno di voi, ma penso che sia il momento buono perché voi tutti cominciate a guardarvi e giudicate le bugie nelle quali vivete. Voi non siete voi, siete solo dei riflessi. Siete riflessi di tutto ciò che credete di sapere, di tutto quello che vi è stato insegnato. I vostri genitori vi hanno detto che cosa siete, vi hanno costruito prima che voi aveste 6 anni, e quando voi eravate a scuola e vi facevate il segno della croce e giuravate fedeltà alla bandiera, essi in realtà vi intrappolavano, perché a quell'età voi non conoscevate nessuna menzogna, finché quella menzogna non fu riflessa su di voi. Quindi voi avete queste idee: è sbagliato non avere denaro, è sbagliato pagare in ritardo le rate della macchina, è sbagliato rompere la TV, è sbagliato. Voi continuate, lo ammucchiate nella vostra mente, siete bastonati da tutto ciò e dalla vostra confusione. Ognuno di voi è solo un riflesso degli altri. Voi non vi sembrate veri, voi vi sembrate il composto di ciò che qualcuno vi ha detto che siete. Voi vivete per le opinioni degli altri, non siete neanche sicuri di come siete. E vi chiedete se sembrate a posto. Prendete un'altra Alka-Seltzer e un'altra aspirina e sperate di non dover pensare alla verità. Perché? Perché? Perché i vostri perché vengono da vostra madre. Vostra madre vi insegna i perché. Voi continuate a chiedere a lei e lei continua a darvi i suoi perché. E vi riempite il vostro piccolo cervello di perché. Voi proiettate paura e cercate qualcosa su cui proiettarla. L'ira che riflettete su di me è l'ira che avete nei vostri confronti. Io sono voi, voi siete il mio sangue, voi siete il mio fratello. È per questo che non posso combattervi. Non mi interessa come vi sembro, non mi interessa cosa pensate di me e non mi interessa sapere cosa farete di me. Voi non avete alcuna idea di quello che state facendo. Voi state facendo ciò che fate solo per denaro. Ed è vero. Questi giudici che condannano queste persone sapendo che sono innocenti lo fanno perché? Perché hanno 5, 6, 7 mila euro al mese e non vogliono perdere quelle 5, 6, 7 mila euro al mese. Quei poliziotti che indagano falsamente e costruiscono prove false su questi disgraziati di Olindo, Rosa, eccetera, lo fanno perché? Perché sennò perdono quei 1.800, 2.000, 2.500 euro al mese. Questa è la loro motivazione. Infatti a me, che per difendere i ragazzi delle bestie di Satana ho rinunciato a diverse cose che mi hanno proposto negli anni, mi dicono: ma sei un coglione, perché rinuncia a questo, rinuncia a quest'altro, rinuncia a quest'altro ancora. Vabbè, lasciamo. Dovreste tutti guardarvi attorno, affrontare i vostri bambini e cominciare a seguirli e ascoltarli, ma siete troppo sordi, muti e ciechi per fermare ciò che state facendo. Non passerà molto tempo prima che vi uccidiate tutti da soli, perché voi siete tutti pazzi. Voi siete tutti assassini, uccidete cose migliori di voi. L'essere umano non esisterà ancora per molto tempo, perché Dio vi chiederà di prendervi le vostre responsabilità. E infatti, guardate quello che sta succedendo in giro con una serie di fenomeni. Pensate
per esempio a tutti i rifiuti nucleari che stanno ponendo non nella terra dei fuochi, come ci raccontano, ma anche al nord, in zone dove c'è un aumento di rumori spaventoso, infatti. Ma per voi va bene, va tutto bene, non fa davvero nessuna differenza, perché comunque stiamo andando tutti nello stesso posto, tutto è perfetto. Voi avete portato sul banco dei testimoni il tizio che è contrario ad uccidere, cioè lui stesso. Gli state chiedendo di uccidervi, di giudicarvi, perché voi tutti sapete, io so che voi sapete. E voi sapete e io so che voi sapete. Quindi chiudiamo il cerchio. Questa dichiarazione qua fu ritenuta pericolosa e quindi hanno fatto uscire il pubblico e la giuria, l'ha ascoltata solo il giudice, poi è stata verbalizzata e quindi questa è la dichiarazione di mezzo, una dichiarazione pericolosissima, proprio di un criminale assassino. Allora, guardate, oggi ero venuto per fare un discorso più complesso, per parlare di prove, per parlare di delitti in misura molto più smaccata, però in realtà l'ultima parte del discorso voglio deviarla, poi diamo spazio alle domande. La voglio deviare perché? Perché in questo periodo della mia vita c'è un evento che mi sta segnando molto dal punto di vista dell'esperienza personale e che è collegata con il tema del convegno, chi ci nasconde la verità e perché. Abbiamo tra gli ospiti Massimo Mazzucco, che ha fatto un documentario molto interessante che si chiama Cancro, le verità proibite, le cure proibite. Il DVD tratta appunto delle cure contro il cancro di cui non si può parlare per una serie di motivi che non sono ufficiali. E in questo periodo infatti la mia storia personale è segnata dal fatto che la mia ex ragazza fidanzata per anni, che conosco da 16 anni e con cui c'è un legame fortissimo, sta morendo di tumore. Ho deciso, a giugno si scopre il tumore al seno, a metà febbraio si opera, dopo 15 giorni, quindi i primi di marzo, era piena di metastasi. Bene, la prova provata che le cure contro il cancro non funzionano, che la chemioterapia non funziona, è proprio lei. Parlando con un oncologo, quando si sono scoperte metastasi dappertutto, scheletro, ossa, cervelletto, fegato, gli ho detto: adesso che cosa intendete fare? Una bella chemioterapia. Io ho detto: scusi dottore, anzi dottoressa perché era donna, ma la prova provata del fallimento delle vostre terapie sono proprio le metastasi che ha questa persona. E ancora volete fare la chemioterapia? Ma questi sono i protocolli, per legge non possiamo fare altro, ha risposto. Poi, se siete venuti a un convegno di realtà allo specchio, sicuramente non è l'unico a cui avete assistito, sicuramente vi informate altrove, quindi capirete l'assurdità di quello che sto per dirvi senza troppi discorsi. Siamo in un reparto oncologico, sapete cosa servono da mangiare? Carne, due volte al giorno, marmellate di zucchero, pane bianco, farina bianca, pasta ovviamente di farina 00, ci mancherebbe, e per loro tutto questo è normale e questi sono i grandi esperti della cura del tumore. Allora c'è da dire una cosa che potete anche immaginare, io è da giugno che assisto quotidianamente, cioè sto vicino quotidianamente a questa persona, tutto il giorno. Abbiamo anche ricominciato a convivere, lì dove non eravamo mai riusciti a convivere perché litigavamo sempre negli anni precedenti, quindi la convivenza è stata una cosa che durava al massimo una settimana perché poi ci scornavamo. Adesso, da quando c'ha questa malattia, abbiamo ricominciato a convivere, non c'era altra possibilità, quindi io ho abitato a casa sua per tutti questi mesi. Ora no, perché è ricoverata in oncologia da settimana. E quindi potete immaginarvi, giornalmente non si parlava d'altro, non stavo con lei per parlare di sciocchezze, certo, si usciva, si andava a fare passeggiate, la portavo fuori e così via, ma soprattutto si parlava di terapia di Bella, di Simoncini, di Amer, di Pazzi e Pantellini, di cure chelanti. Ho provato a fargli vedere il DVD di Massimo Mazzucco, che non ha voluto vedere perché dopo 10 minuti ha interrotto. Quindi si è parlato per mesi di tutto questo. C'era un'ultima possibilità con la terapia di Bella,
questa possibilità che ancora si riprendesse dopo che sono state scoperte le metastasi fino a qualche giorno fa. Per convincere a fare la terapia di Bella, mia sorella, che ha curato personalmente la sua migliore amica con questa terapia con dei risultati eccezionali, perché era una persona data per spacciata con una settimana di vita, che invece a seguito dell'inizio della cura, quando ormai era in fase terminale, ha vissuto altri 3 anni ed è morta poi, tra l'altro, non per tumore ma per un'altra cosa. Bene, mia sorella è venuta dalla Germania per cercare di convincerla, un mio amico psicologo è venuto da Modena, ci ha fatto un colloquio di 2 giorni, sono venute persone da ogni parte, perché poi conosco tante persone io, anche grazie al mio lavoro, grazie alla vita che ho avuto. Un mio amico senatore che lavora proprio con i tumori e con le cause dei tumori ha lasciato la fiducia al Senato di Renzi per venire a parlare con questa persona in ospedale, per dirgli guarda che ci sono altre cure. Ho parlato con i familiari di cui alcuni non sono mai andati a trovarla tranne una volta in 9 mesi, quindi sono sempre disinteressati della malattia di questa persona, e ho detto cercate di informarvi, se tenete alla vita di vostra sorella, per favore informatevi, ci sono altre possibilità, ce la potrebbe fare, però se vi informate possiamo fare fronte comune e cercare di fare qualcosa, altrimenti tanto con le cure ufficiali non c'è speranza. Ma voi pensate che si siano informati? No, hanno telefonato a un loro parente oncologo in un ospedale che cosa ha consigliato? Che è curata benissimo con la radioterapia e la chemioterapia in ospedale, che rimanesse in ospedale, che assolutamente non facesse altro, chiaramente. E di fronte a questi soloni bisogna cedere le armi, perché sono troppo esperti per poter dire qualcosa in contrario, e quindi ecco fatto che i consigli che sono provenuti dalla famiglia continuano a essere questi: mi raccomando, fai la chemioterapia, anche se il quadro di questa persona è a termine, perché non può sopravvivere oltre qualche mese con questo quadro metastatico, e con la chemioterapia non c'è speranza, ma si continua a dire che deve fare la chemioterapia. Neanche ci si preoccupa di vedere se ci fosse qualcos'altro, magari ci si preoccupa per poi contestarlo, per poi dire a me sembrano cazzate, però prima di dirlo bisognerebbe ascoltare gli oncologi esperti in altre terapie, informarsi, parlare con persone magari che l'hanno seguite altri tipi di terapie e vedere che risultati hanno avuto, visto che non c'è speranza. Ma pensate che lo facciano? Assolutamente no. Va detto che al centro di tutto però c'è la volontà di questa persona di non curarsi in modo diverso. Una persona che a cui sono rimasto legatissimo per tutti questi anni, perché una cosa che mi ha sempre affascinato di lei è come il suo inconscio parlasse e venisse sempre fuori. A differenza delle persone normali, il cui inconscio è sempre messo da parte, lei ha sempre tirato fuori il suo inconscio nudo e crudo, così. E quindi infatti mi ha detto diverse volte: Paolo, io seguo le terapie ufficiali perché voglio morire. Se facessi la terapia di Bella vivrei. Ma la terapia di Bella è una terapia troppo impegnativa, perché bisogna farla per anni e richiede ogni giorno un'attenzione costante a se stessi. È una cura per chi vuole vivere, io voglio morire, quindi mi farò la chemioterapia e la radioterapia, sperando che mi vengano le metastasi al più presto. E così è successo. Ieri, non chissà quanto, mi ha detto: Paolo, non ce la faccio a non fare la chemioterapia, perché così morirò, ma sarà una scelta condivisa. Se io facessi un'altra terapia non sarebbe condivisa la scelta e magari muoio lo stesso. Non ho molta fiducia nelle altre terapie, non è vero, sa perfettamente che sono più efficaci. Diciamo che fa finta di non credere a questo, che non siano efficaci, e quindi dice: così sarà una scelta condivisa, perché non voglio andare contro quello che diranno tutti gli altri. Ecco perché non sono riuscito a stare vicino tutti questi mesi, anche perché una persona normale che mi fa discorsi di terapie ufficiali, una mia amica ad esempio che qualche giorno fa mi ha telefonato per chiedermi un consiglio su una terapia da dare a una persona cara, e a cui la domanda io ho detto: ma tu, visto che tra l'altro abiti in Puglia, ma sai mica qualcosa della terapia di Bella? No, non mi sono informata. Ma io dico: scusa, ma se tu tieni tanto a questa persona, mi spieghi cosa fa scattare nel tuo cervello la voglia di non informarsi altrove se non gli hanno dato speranza? Perché non vuoi
non vuoi fare qualcosa, cosa ti dice il cervello tanto da dire io voglio bene a questa persona, voglio salvare, ma non mi voglio informare? Che cosa hai da fare di meglio? Guardare la TV? Devi fare, infatti io ho attaccato il telefono perché non ce la facevo, con le persone che ragionano in modo troppo demenziale io non ce la faccio a reggere la conversazione. Invece con la persona di cui sto parlando, sì, la conversazione si può reggere, perché posso accettare che la persona inconsciamente mi dica io voglio morire, che mi dica io sono troppo vigliacca per suicidarmi, scusami Paolo, ma io scelgo questo metodo. E allora va bene così. Beh, ma allora io direi, chi è che ci nasconde la verità? E perché? Ma sentite, io direi che la verità non è più tanto nascosta. Si comincia a capire, ci sono le verità alternative. La verità si può sapere. Se uno approfondisce, senza essere un investigatore, i casi delle bestie di Satana o il caso Manson, lo capisce che sono cazzate. Se uno si mette a seguire i vari casi Scazzi, Yara Cambirasio, eccetera, e si mette a far finta di giocare all'investigatore, solo con i dati che le TV e i giornali danno, ci si arriva che ci stanno prendendo per il culo, perché ci sono troppe costanti. Uno vede che Melania Rea, Sara Scazzi, Yara Cambirasio, Cogne, Erba, manca sempre l'arma del delitto, manca sempre il movente, la personalità degli assassini è sempre la stessa, la personalità dei re confessi, se ci sono, è sempre la stessa. Cioè, alla fine uno dice ok, ci stanno prendendo per il culo, perché non è possibile che tutti i delitti abbiano sempre le stesse costanti, è statisticamente impossibile, no? Non può mancare l'arma del delitto a Cogne, a Erba, nei delitti delle bestie di Satana, nel mostro di Firenze, nel delitto di Milano Rea, nel delitto di Sara Scazzi. No, non è possibile. Una volta sta cazzo di arma del delitto si troverà, no? No, non la trovano mai. Una volta un movente che sia tale ci sarà, no? No, la mamma di Cogne ammazza il figlio perché c'ha la testa grossa, ma è un movente questo, vabbè, lasciamo perdere, insomma, adesso poi mi scaldo e mi comincio a incazzare. Quindi se uno approfondisce, i casi giudiziari divertendosi a fare l'investigatore, arriva alla verità. Se uno approfondisce una cura sul cancro, ci arriva a verità alternative. Ma Massimo ci parlerà sicuramente, tra le tante menzogne della storia, anche dell'11 settembre. Ma, santo Dio, io mi ricordo quando ci fu l'11 settembre, stavo in casa e c'era un mio amico ingegnere che disse, ma questo non è possibile che sia stato l'aereo. Ma lo disse subito, appena proprio ci fu l'impatto, no? Ma dico, perché? Ma perché proprio non è possibile che un palazzo crolli in quel modo? Anche, cioè, un aereo non può impattare in quel modo e far crollare il tuo edificio, ma ci mancherebbe che non l'abbiano progettato anche per resistere a questa cosa. Ma soprattutto, se dovesse cadere, non cade in pochi secondi. E poi due, dice, no, dai, su, non è possibile. Sì, però di quel giorno alla TV ce ne fecero vedere due, poi dopo si seppe che erano altri, eccetera. Però lì per lì io mi ricordo ancora, perché stavo davanti alla TV, perché mi ricordo che era un giorno tra l'altro di pioggia, non si faceva niente in casa, era un giorno d'estate. No, sì, d'estate, era il settembre, no? Vabbè, era ancora estate, perché finisce il 21 settembre. Mi ricordo questo fatto che pioveva, quindi si stava in casa e c'era stata la TV accesa, a un certo punto, boom, arrivano le immagini del primo grattacielo caduto. Stavamo lì come dei coglioni e cade il secondo. E questo mi dice, ma non è possibile sta cosa. E lo disse subito. Allora, è assolutamente plateale quello che fanno in alcuni casi. Allora chi è che ce la nasconde la verità? Ma guardate, nessuno, cioè in fondo questi qui cominciano pure a spiattellarcela in faccia, siamo noi stessi che ci nascondiamo la verità. Quello, la cosa che più mi sconvolge, diciamo, di questa avventura nel reparto oncologico con i tumori, eccetera, che ho dovuto approfondire mio malgrado in questi mesi, non è solo la cecità, l'ottusità e la stupidità dei parenti e di altre persone, ma anche di altri malati. Una persona, per esempio, che aveva sentito un discorso che facevo al telefono, stavo parlando di terapia alternativa e stavo dicendo a un mio amico che mi chiedeva della situazione come era, e dicevo, guarda, la situazione è questa, con le cure ufficiali non c'è speranza, con la terapia di Bella può riprendere a camminare, come era il quadro giorni fa. Quindi potrebbero esserci altre terapie, insomma parlavamo dei vari modi di affrontare la terapia. Si avvicina uno, dice, ma sa, io ho mio fratello ricoverato qua, ma ho sentito che lei dice che ci sono altre possibilità. Io ho detto sì, certo, così è, insomma ci ho parlato un po'. Poi il giorno dopo sono ritornato, però a quel punto dovevo andare via, io ho detto, guarda, comunque se vuole approfondiamo il discorso domani. Domani dico, senta, ma
voleva approfondire il discorso. No, perché guarda, ho chiesto a un medico, mi ha detto che non ci sono terapie alternative. Ma ha liquidato così, ha chiesto, cioè capite, ha chiesto a un medico, come dice, sai, ho chiesto a Dio, mi ha parlato, uno ci potrebbe anche stare, no? Ma ha chiesto a un medico, cioè ha chiesto, sapete a chi? A uno che ha fatto 30-45 esami, a seconda poi dei corsi laurea, si è studiato 40 libri a memoria, non ha fatto nessun esame di alimentazione perché a medicina almeno anni fa era un complementare di 40 pagine con solo cazzate, perché all'epoca me ne intendevo, l'ho visto un libro di perdimenti, praticamente quello di alimentazione all'università, quindi un medico può comunque uscire senza fare neanche l'esame di alimentazione, studia la chemioterapia, la radioterapia e quattro altre cazzate sul tumore e ovviamente non sa altro perché non gli fanno studiare tutto il resto, no? E questi pensano di sapere la verità. E questo è tipico poi dell'università, come era tipico anche mio, quando sono uscito dall'università pensavo, ma io sono un esperto di diritto, quindi non vi dico le cazzate che c'avevo in testa, ora capisco che purtroppo ci hanno rimpizzato di cretinate per tutta l'università. E questo lo fanno in tutte le facoltà. Pensate solo, perché adesso oggi si parlerà anche di simbolismo, ci sarà Carpeoro che è un simbolista e sa perfettamente qual è il lato nascosto di una certa letteratura, arte eccetera. Pensate solo all'università di lettere dove si studia letteratura e si studia Dante senza dire che era un templare o un rosa croce, cioè un'assurdità, no? È un po' come, che ne so, vabbè, non riesco a fare proprio un esempio, non mi viene, perché è più assurdo di questo francamente non riesco a imparare. Ok, quindi concludo. Chi ci nasconde la verità? Nessuno, ormai le verità sono palesi, siamo noi stessi che spesso non la vogliamo vedere. Allora la domanda e l'invito che io rivolgo è questo: attenzione, perché noi magari pensiamo di essere più illuminati di altri perché comunque ci informiamo, leggiamo altro eccetera, sicuramente chi sta qua è molto più avanti rispetto a magari la maggior parte delle persone che si informa solo massimo se va bene dall'Espresso, Panorama e qualche quotidiano. Però la domanda è, siccome i meccanismi dell'essere umano sono sempre gli stessi per tutti, sì, qualcuno è meno evoluto di noi e noi siamo un po' più evoluti, ma siamo così sicuri poi che non ci nascondiamo qualcosa? Quante cose ancora ci nascondiamo? E io pure parlo ovviamente per me, chiaramente, quante cose mi nascondo ancora? E allora ecco che torno al discorso di Loris Manzorato. Dobbiamo prima cambiare noi stessi, ma cambiare anche, anzi forse soprattutto quando ci riteniamo illuminati, più sapienti di altri, con più conoscenza, perché è vero che sicuramente abbiamo più conoscenza di molte persone e sappiamo molte più cose, ma ci dovremmo preoccupare non tanto di quello che sappiamo più degli altri, quanto di quelle che ancora non sappiamo, che sicuramente sono parecchie, perché tra l'altro se io continuo a vivere la situazione che vivo, che la vivo con rabbia, con dolore, forse ancora così illuminato non sono, perché mi ha sconvolto questa cosa di questi mesi, e forse se ero più preparato, forse se ero più consapevole, forse se conoscevo meglio me stesso non sarei rimasto così incazzato come una bestia come sono. Ok, finisco qua e passo le domande. Specifiche, sostanze chelanti,
l'aloe, e cioè ci sarebbero tante, la vitamina C, valsepantetini, gli studi di Valsepantetini insegnano qualcosa in questo senso. Ci sarebbe stato tanto da fare in questo caso. La chemioterapia funziona, in realtà non è vero che non funziona, io ovviamente ho semplificato il discorso, così come l'hanno applicata in questo caso e come è stata applicata non fa di meno. In realtà funziona perché distrugge il tumore, questo è vero, in alcuni casi il tumore scompare completamente con la chemioterapia. Ma a parte l'elevato numero di danni collaterali che fa, un elevato numero di danni collaterali che va detto non traumatizziamoli, perché tanto il corpo si ricostruisce, un corpo sano alla fine si riprende anche dai danni della chemioterapia, anche perché noi abbiamo danni continui dal cibo che mangiamo, dall'aria che respiriamo, quindi insomma il nostro corpo per fortuna alla fine si difende lo stesso. In alcuni tumori è efficace e è più forse l'efficacia degli svantaggi, almeno a quanto pare. In alcuni tipi di tumori è assolutamente inefficace, soprattutto quando c'è un quadro metastatico di quel tipo. No, non ci vuole un genio per capire che la chemioterapia tra l'altro indebolisce così tanto che una persona con un quadro metastatico di quel genere non sopravviverà alla chemioterapia, quindi probabilmente morirà di chemioterapia. E comunque se anche non muore e finisce il ciclo che gli propongono, che in questo caso dura 6 mesi, può durare poi ovviamente variabile nei casi, può durare 4-8 mesi, il corpo sarà talmente indebolito che favorirà le metastasi. Allora il problema non è tanto chemioterapia sì o no, il problema è, diciamo pure chemioterapia sì, ma ci vogliamo aggiungere dell'altro? Vogliamo spiegare al paziente che anzitutto deve cambiare atteggiamento mentale, poi ci sono una serie di cose da fare anche sul piano fisico, e la cura del tumore è un insieme di atteggiamento mentale e cura fisica. La cura fisica poi è spesso un sintomo dell'atteggiamento mentale. Se tu cominci a curare l'alimentazione, a curare una serie di aspetti, vuol dire che comunque c'hai volontà, e la volontà poi alla fine è forse la cosa più importante. Addirittura se noi studiamo le tesi di Hammer, la volontà è solo la cosa importante, perché le teorie di Hammer presuppongono che, adesso la semplifico in estrema sintesi, una volta scoperto il tumore, uno non se lo curi, non faccia niente, perché il tumore è la reazione non malata, come dicono i medici, ma sana, a un conflitto, a un dolore che una persona ha avuto, e una volta che si innesca il tumore, diciamo, il conflitto è praticamente risolto. Che cos'è che scatena il tumore? Ulteriori conflitti. La diagnosi, perché la diagnosi loro non te lo dicono, ma in realtà è una diagnosi di morte. Quando ti dicono c'è un tumore, sostanzialmente stanno dicendo tu muori, tu muori, dice Hammer, infatti. E la persona, anche se gliela condiscono con una stia tranquillo, lei guarirà, eccetera, in realtà la persona ha, per tutto quello che dicono sul tumore, un impatto come se gli avessero detto guarda che morirai. A quel punto si scatena, non a caso dopo la diagnosi fatta su questa persona il tumore si è scatenato, da pochi centimetri è diventata una massa di 10 centimetri in pochissimi giorni dopo la diagnosi, non prima. Quindi ecco, rispondendo, non è che la chemioterapia sì funziona, poi però bisogna vedere su quali tipi e come ha reagito la persona, perché la sola chemioterapia no, fa più danni che altro, e soprattutto in alcuni casi è demenziale. Quando non c'è più niente da fare, quando il paziente è in fase terminale, proporre la chemioterapia è una cosa ridicola, e soprattutto proporla dicendo non ci sono altre strade, per legge dobbiamo fare questo, a me sembra un delirio quasi da codice penale. Altre domande? La carrellata che prima ha fatto sulla mancanza di prove, di momenti, dei vari delitti, dà l'idea che ci sia che ci sia dietro un omicidio seriale, perché ripetono sempre le stesse cose, si ripete sempre la stessa scena. Quando si ripete sempre la stessa scena, ce lo dice anche la TV, c'è un omicidio seriale dietro. Eh sì, il problema è che l'omicidio seriale non è serial killer isolato, quello nascosto, quello che poi alla fine viene preso perché sfida la polizia, queste sono le cazzate dei film. La verità è che c'è l'omicidio seriale perché ci sono sempre le stesse costanti, ma attenzione, ci sono anche sempre gli stessi strumenti di indagine, sempre gli stessi testimoni,
sempre le stesse dinamiche giudiziarie, quindi c'è tutto un sistema seriale. Ci sono prima un gruppo di assassini seriali e poi c'è un sistema che protegge questi assassini sempre con le stesse tecniche. Pensiamo per esempio al famoso caso delle serial killer di Chikatilo in Russia, 56 o 51 vittime, non mi ricordo. Allora, nella Russia comunista, che era in cui ogni cittadino era stracontrollato, ci hanno raccontato che questo qui è andato in giro e ha ucciso 56 persone senza che nessuno lo scoprisse. In un clima, quando la Russia era sotto il regime comunista, dove non ti potevi neanche grattare il naso senza che questi lo sapessero. Questo invece era un impiegato statale che era riuscito a uccidere 56 persone senza che nessuno venisse a conoscenza di questo. Io i primi anni che sentivo questa storia ci avevo creduto, anche se dicevo, cazzo, questa è un bravo però per non farsi scoprire. No, era semplicemente, siccome gli assassini seriali di regime non ce l'abbiamo solo in Italia o in America, c'erano anche in Russia, quindi qualcuno si è divertito con queste vite e poi un bel giorno hanno detto, vabbè, mo dobbiamo prendere il capo espiatorio, perché di bocca in bocca si cominciava, nonostante il silenzio della stampa di regime sul caso, comunque cominciava a spargersi la voce che c'era qualcuno in giro che ammazzava delle persone, e di conseguenza poi hanno dovuto prendere questo qui. Però ecco, sì, c'è un filo rosso, ma questo lo racconto da anni nel mio blog, in convegni, conferenze, eccetera, insomma, quindi adesso è un po' lungo da spiegare, insomma. Altre domande? Buongiorno. Ciao. Lei che ne pensa di Woody Allen e i recenti scandali della mia privata, la volta, l'ultima settimana? In realtà non l'ho seguito. Woody Allen è un personaggio che mi sembra un po' sfuggito, devo dire. Strano. Non sono riuscito bene a inquadrarlo, quindi non mi sono mai fatto un'idea su di lui. Certo, tutti questi scandali sono un po' sospetti. Proprio adesso, cioè, sì, fosse stato un pedofilo, adesso lo si sapeva, a più di 70 anni. Perché? Teniamo presente che sono pedofili molti politici, molti personaggi del mondo dello spettacolo, e questo lo si sa in certi ambienti, quindi quando viene fuori il pedofilo di turno assolutamente siamo certi che può essere anche pedofilo veramente, ma certamente è un capo espiatorio, perché i veri pedofili non ci sono mai. Basti pensare, per quanto riguarda la pedofilia, al caso di Dutroux in Belgio, in cui scoprono questa coppia che teneva in casa questi bambini e li uccideva, e scopre un'organizzazione che faceva proprio snuff movie e altri filmati con questi bambini che si ammazzavano tra di loro, e venivano ammazzati, sodomizzati e uccisi davanti alle telecamere, per poi essere rivenduti questi filmati a ricchi e facoltosi personaggi che erano disposti a sborsare centinaia di migliaia di euro per ogni film. Bene, l'indagine che viene fatta dalla gendarmeria porta alla conclusione che dietro ci siano i reali del Belgio, ministri, cardinali, ripeto, fino ai reali del Belgio, ma l'inchiesta si ferma, viene arrestato solo Dutroux, che peraltro sta per uscire perché ormai gli hanno dato pure pochi anni perché era solo il capo espiatorio, e tutti quelli che partecipano alle indagini, tutti i giornalisti che se ne occupano, muoiono. Quindi questa è la pedofilia. Il caso belga porta alla verità, in realtà, anche ancora una volta, per chi la vuole vedere, perché era lì palese sotto gli occhi di tutti, è scritta nero su bianco anche da un gendarme, cioè un carabiniere, no? Il corrispondente dei nostri carabinieri, Marc Toussaint, che lo descrive in un libro che si intitola Tutti manipolati, descrive il sistema dietro al caso Dutroux. Per chi vuole sapere, per chi vuole vedere, la verità è palese, ed è cosa? Che la pedofilia, il giro della pedofilia internazionale comprende i politici, ministri, cardinali, capi di Stato, Napolitano, eccetera. Quindi questo è il circuito della pedofilia internazionale, questi sono i nomi. Non è il pedofilo che poveraccio viene trovato in mezzo, poveraccio no, insomma, viene trovato davanti alla scuola che ha fatto pochi danni, questi danni ne fanno molti. Abbiamo pubblicato sul blog che sta sul secondo volume della trilogia dei miei libri, Sistema Massonico e Ordine della Rosa Rossa, dei documenti di alcuni sopravvissuti che hanno testimoniato come da piccoli li facevano uccidere tra di loro. Questi tre testimoni, Patrizia Bertuccio, che è di Littera, e Lorella Bertuccio, con una psichiatra,
fanno questa denuncia in cui descrivono questi omicidi di massa, queste cose, e Patrizia Bertucci viene trovata morta qualche settimana fa in circostanze misteriose a casa sua. Ovviamente nessuno collega la sua morte al fatto che aveva testimoniato e denunciato questi fatti gravissimi, che per giunta, ripeto, noi abbiamo pubblicato in tutta la loro gravità, talmente gravi questi fatti che io non li ho mai neanche letti per intero, non ce l'ho fatta. E voi direte, ma se ne è pubblicati sul sito? Sì, mi ha copiato Stefania, che c'ha più fegato di me, in questo c'ha più stomaco di me, mi ha copiato e ha detto, scusa Stefania, se copia l'idea perché non ce la faccio. Mi ha copiato, mi è bella tranquilla, che non c'ha paura di niente, io un po' sì. E li ha copiati, no, non è che non avessi paura, è una questione di stomaco, non ce l'ho mai fatta a leggerli tutti, nonostante ce l'abbia in mano da anni e mi siano stati consegnati in mano, ce l'avevo in mano, mi ricordo quando tornai da un viaggio a Torino, in treno non riuscivo a leggerli, cioè provavo a leggere ma non ci riuscivo. E così tuttora non l'ho mai letti, l'ho pubblicato sul libro, stanno lì, ma non l'ho mai letto. E vabbè, questa è la pedofilia, insomma. Allora, altre domande? Scusi. Anche qualche informazione riguardo parallelo all'aumento esponenziale dei tumori degli ultimi mesi, che praticamente a livello di epidemia c'è un abbassamento dell'età di tutte le malattie neurologiche progressive, soprattutto dopo anche l'utilizzo nei pesticidi di neonicotinoidi, cioè di veleni a basso dosaggio neurologico. Le risulta qualcosa, sì, anche quello delle api e così via? Sì, assolutamente sì. Allora, ho parlato con un senatore del Movimento 5 Stelle, Bartolomeo Pepe, il quale mi ha detto, mi ha confermato quello che qualunque complottista sa, ma lui ha un punto di vista più concreto che quello del Parlamento e delle relazioni che lui legge quotidianamente. In tutta Italia ci sono discariche abusive di cui in certi casi non si sa nulla, ma ci sono discariche abusive, poi parlano sempre della terra dei fuochi e del cattivissimo sud in cui la mafia e la camorra, diciamo, queste cattive realtà solo del sud, del nord no, terrorizzano la popolazione, la tengono sottomessa, cioè in realtà le discariche peggiori stanno al nord, non mi ricordo adesso esattamente la zona, addirittura in alcune zone hanno depositato rifiuti nucleari sopra gli rifiuti tossici e sopra ancora altri rifiuti illegali. Perché ha fatto sì che i rifiuti tossici andassero a corrodere i bidoni in cui erano contenuti i rifiuti nucleari, creando un danno spaventoso alle popolazioni che infatti vedono un aumento dei tumori spaventoso. E questo succede in tutta Italia, con l'avvelenamento delle falde acquifere, con l'avvelenamento dell'aria, e c'è un progetto, questo lo dice il senatore stesso, qualunque complottista doc lo sa, ma detto da un senatore ha un altro tipo di impatto, dice c'è un progetto di avvelenamento proprio dell'essere umano, cioè di modificazione anche dei geni dell'essere umano, perché è troppo scientifico, troppo fatto con reale volontà. Tra l'altro in alcuni casi stanno creando, l'Enel in particolare, sta impiantando degli impianti, volevo trovare un'espressione più felice, comunque sta mettendo degli impianti che sono tra l'altro neanche così lucrosi, quindi non c'è neanche denaro di mezzo, in zone dove ci sono delle falde acquifere, dove ci sono zone sismiche, quindi è molto pericoloso impiantare questi impianti di geotermia, si chiamano, e che possono andare a creare, a sconvolgere completamente l'equilibrio di intere zone, per esempio il lago di Bolsena, che è uno dei laghi più belli d'Italia, peraltro un lago pulitissimo, con l'acqua addirittura potabile al centro del lago, veramente non arriva, ebbene vogliono impiantare dei marchingegni che vanno a impattare con l'ambiente in modo tale che potrebbero inquinare tutto, quindi inquinare un intero lago, un intero bacino, e già hanno inquinato intere falde acquifere. Inquinate a livello tale che per esempio in Abruzzo in alcune zone hanno trovato i livelli di inquinamento dell'acqua talmente elevato da essere mortale dopo qualche settimana di uno la beveva. E quindi per concludere, insomma, sì, l'aumento esponenziale dei tumori dipende senz'altro da un'opera proprio che fanno quasi scientifica, diciamo, di avvelenamento di tutto.
Sentite, sono le 10:30, quindi dobbiamo purtroppo chiudere. Un'altra domanda, Fiorenzo, me la concedi. Una domandina semplice, a me è capitato di farvi parlare con una persona che chiamava da dei servizi che ha avuto da fare con la pedofilia, sono arrivati a portare al più, se l'hanno giocato tutto, poi ha passato i francesi, questa persona qua ha detto, che per il diritto canonico un minore che viene, diciamo, pedofilizzato non è considerato vittima, è considerato complice. Per cui, diciamo così, dal punto di vista giuridico, per la legislazione canonica, un bambino viene considerato, e il concetto è diabolico veramente, come mezzo satanico che induce in tentazione il pedofilizzatore. Per cui, viene per il diritto canonico, il bambino è considerato complice e non vittima. A meno che non si faccia uccidere diventi martire. Purtroppo il diritto canonico non sono esperto di questa diritto, però senza Maria via. Corretti, doce. Maria Corretti. Va bene, se un'altra domanda forse ce la concede Fiorenzo. Non c'è. Volevo sapere, c'è una relazione tra il caso Manson e il massacro del Ranch di Guerra? Non mi ci sono mai interrogato, non lo so. Perché c'è sicuramente tra un ecco e un trauma sintetico, non lo so, non ci ho mai riflettuto. Ancora una, perché questa la risposta è stata breve, non lo so, peraltro che mi ha risposto. Una domanda mi sono sempre chiesto, che mi seguo con un tempo. Allora, visto che avevano un po' tutto e ci sono queste scelte che ci sono in mezzo anche quelli che lo creano, mi sono sempre chiesto, ma loro non hanno paura, cioè giustamente sono coinvolti anche loro, non hanno paura di essere esposti a tutto quello che fanno nei nostri confronti, diciamo nostri, che è un po' collettivo? Allora, intanto un ruolo molto importante nel fare determinate cose lo gioca la stupidità umana e l'avidità. Quando ti pagano, tu spesso sei disposto pure a sottoporti alle cose che studi. Io mi ricordo all'università facevano degli esperimenti medici e pagavano le persone tipo 1,5 milioni, 2 milioni, allora, se si sottoponevano a delle sperimentazioni con nuovi farmaci. Ora mi rendo conto che è una follia, perché chissà che cazzo ti danno da sperimentare. All'epoca invece per soldi molti lo facevano, devo dire che una volta ci ho pensato anche io, dico però 2 milioni insomma, ho bisogno di soldi. Sì, perché uno non arrivava mai a pensare che magari potevano arrivare a certi livelli. E quindi questo per 2 milioni, figuriamoci quando sono 1 milione di euro, quindi a quel punto non gliene frega niente. Inoltre tieni presente che loro spesso sanno benissimo come proteggersi dall'impatto di certe radiazioni. Siamo noi che non sapendo che l'acqua è inquinata ci facciamo un caffè e magari ce la beviamo. Quelli prendono l'acqua minerale poi. L'aria è inquinata dalle scie chimiche, ci sono degli strumenti per liberarla da alcune sostanze e loro magari le usano in casa, quindi chiaramente su di loro gli effetti poi sono minori, quindi loro sono informati su quello che vanno a fare. E infatti c'ho un mio carissimo amico che ha un'azienda agricola che produce dei prodotti strepitosi, non solo per qualità, proprio per gusto, ma anche per il modo in cui questi prodotti vengono fatti, quindi tutto biologico, tutto per esempio la frutta nelle confetture viene spremuta, cioè viene a freddo, quindi non viene neanche bollita, e vengono fuori delle marmellate, dei succhi di frutta divini. E infatti serve anche la presidenza della Repubblica, serve anche persone importanti che sanno perfettamente che devono mangiare quelle cose, non le cose che a noi ci propongono al supermercato, perché questa gente conosce benissimo l'impatto dei prodotti da supermercato sulla salute e quindi fatti mangiare in un altro modo, insomma. Umberto Veronesi, tanto per dirne una, sai che è vegano, vegetariano, biologico ed è tutto, padre della, è molto dottore, bravo della chemioterapia. Sì. Tutti a livelli alti sanno come avvelenarsi e sanno come difendersi. E sanno come difendersi, cioè. Gli altri fanno parte di tutti che basta imparano. Ma secondo me che fanno queste cose qua, se per schiavizzarsi, per una situazione, per qualche altro motivo? Mi pare la domanda ultima, finale, perfetta. Allora,
allora, domanda ultima finale, perfetta, dice Fiorenzo, poi, allora, perché fanno tutto questo? Per schiavizzarci, perché... Allora, ovviamente esiste una piramide del potere, quindi il perché dipende molto dal livello della piramide che noi andiamo a, a analizzare. Perché i politici fanno questo? Per un piego denaro, non c'hanno un progetto dietro. Perché vengono coperte le logge pedofile? Ma semplicemente per coprirsi tra delinquenti, insomma lì non c'è un progetto. Perché fanno le sceglie? Fanno delle sperimentazioni e non gliene frega niente dell'effetto sulla popolazione. Però ci sono vari livelli della piramide. Ai più alti livelli, che comprendono pochissime persone, e quindi pochissime persone consapevoli del progetto, c'è ovviamente il tentativo di continuare a tenere la popolazione schiava come è stata per secoli, perché noi ci lamentiamo di oggi, ma non è oggi che siamo ridotti così, sono secoli, ma decine di secoli che siamo ridotti in questo modo. Adesso stiamo andando verso il miglioramento, cioè ci stiamo rendendo conto, anche perché la potenzialità distruttiva di certi gruppi di potere è diventata effettivamente esagerata, cioè all'epoca di Dante si riusciva a distruggere, ma c'era un potenziale distruttivo molto minore. Adesso è aumentato il potenziale distruttivo, è aumentato il potenziale di menzogne, ma del resto è aumentata la possibilità di informarsi e quindi tanta più gente è sempre consapevole. Più questi aumentano il livello di attacco, diciamo così, alla popolazione, e più comunque la popolazione si sveglia, cioè una percentuale per ora abbastanza bassa di persone comunque comincia a svegliarsi, a rendersi conto. È un processo irreversibile che nei secoli andrà sempre a migliorare la consapevolezza e la coscienza del genere umano. Fa parte purtroppo del gioco, insomma. Ecco, una cosa che invito a fare è quella di non demonizzare l'epoca in cui viviamo, ma anzi considerarla un'epoca di opportunità, perché nel Medioevo arrivava il re, ammazzava la gente, nessuno protestava perché pensava, vabbè, ma il re c'ha diritto. C'era lo ius prime noctis, no? Cioè in alcuni feudi, in alcune casate, c'era il feudatario che aveva diritto di andare a letto la prima volta con la persona che si sposava, e si riteneva normale questo. Passava il re che li affamava con le tasse, uccidendo, e tutti acclamavano e applaudivano. Oggi non è molto diverso, passa Berlusconi e tutti acclamano, sono tutti orgogliosi di dare la mano, dice, ah, ho dato, io conosco persone, dicono, ah, c'era Berlusconi, ho dato la mano. Anche a Totò Riina potrei dare la mano, ma insomma non mi sembra proprio un punto di vanto dare la mano a Berlusconi. Sono molto orgoglioso di aver abbracciato il sindaco di Resana, certamente, e lo racconto con orgoglio, che ho conosciuto una persona così, ma francamente... Sono stato in Senato qualche giorno fa, ho visto delle persone, mi viene botta a stomaco solo se ne parlo, quindi non sono per niente orgoglioso di... Anzi, mi ricordo che con il senatore che mi ha invitato ho detto, no, per favore, non entriamo dentro, cioè a me mi dà troppo fastidio, insomma... Eppure c'è gente che non vedrebbe l'ora di poter dire, di poter farsi presentare Tizio, Caio e Semproni. Vabbè. Quindi adesso stiamo andando verso un miglioramento, e la nostra è un'epoca di opportunità, non è un'epoca che dobbiamo vedere come un disastro, perché ci rendiamo conto di quello che succede. All'epoca no, si scatenavano le guerre per secoli, la gente non ha mai riflettuto sul fatto che forse la guerra non era così necessaria. Oggi tantissima gente dice, no, non basta queste guerre. Si sa, si capisce che ormai non devono esserci, ci sono ancora, ma tanta gente capisce che è l'ora di finirla, perché tanto non portano da nessuna parte, ma secoli fa erano pochissimi quelli che ci arrivavano. Quindi comunque oggi, secondo me, stiamo andando verso un bel miglioramento della società. Fine.